Io non c'ho parole, ragazzi. Io non c'ho parole di quello che cazzo devo leggere sui social. Ma voi vi state rendendo conto di tutto quello che stiamo sentendo in questi giorni? Ieri quell'altro che va a Trigoria con la spranga a sfondare i cancelli e a spaccare le macchine, a prescindere dal motivo. Ma come cazzo ti viene in mente di fare una cosa del genere? Hai messo paura ai ragazzini che stavano dentro Trigoria. Oggi leggo che Urbano Cairo ne ha dette di ogni a Ciro Immobile. Ciro Immobile che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato la situazione. E ragazzi, è arrivata anche la risposta, sempre tramite Instagram, se non sbaglio, di Urbano Cairo. Io sono veramente scioccato da tutto quello che sta accadendo, ma ne parliamo con calma perché, come sempre, ho tantissime cose da dirvi. Di conseguenza, ciao e bella a tutti da me. Vi invito a lasciare mi piace per supportare i miei contenuti, mi raccomando, per me è molto importante. Iscrivetevi e attivate la campanella così ogni volta che arriva una notifica, restate sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti. Ho anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio. Comunque trovate tutti i canali in descrizione oppure cliccando qui. Se volete restare come me, sempre aggiornati sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore, ragazzi, vi consiglio un modo completamente gratuito per farlo. In descrizione, scusatemi, trovate un link, potete scaricare gratuitamente OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità e i risultati delle partite in tempo reale. Tutto a portata di app e in maniera completamente gratuita. Ci tengo a dirvi che io sto video lo faccio con questa casacca addosso e che a prescindere dai colori, quando penso una cosa sia giusta a livello oggettivo, sono il primo che si fa avanti, anche davanti a un calciatore della Lazio, perché il rispetto credo che sia la cosa più importante. E le persone che rosicano, onestamente, non le sopporto, che poi rosicano fino a un certo punto, ragazzi, perché Cairo dovrebbe ringraziare Ciro Immobile e ci arriviamo con calma. Prima rapidamente, visto che ho tirato fuori la vicenda Scamacca, non si conoscono ancora bene quelli che sono i motivi, ma Scamacca ha rilasciato una piccola dichiarazione alla Gazzetta dello Sport. Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo, per me è doloroso parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati. Io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari, lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me ed è giusto che sia così. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l'accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre da non sapere cos'altro poter dire. Io ripeto, a prescindere dalle motivazioni del gesto, non si può mai, mai giustificare un atto del genere. Ma come cazzo ti viene in mente di fare una cosa del genere? Ma qua sta a partire la brocca veramente a tutti. E adesso ci concentriamo sul caso Cairo Immobile. Allora, Immobile accusa Cairo. È venuto negli spogliatoi, ci aiutiamo con OneFootball ovviamente, ad offendermi per aver giocato con il sangue agli occhi. Cioè, l'allenatore, il presidente, in questo caso della squadra avversaria, è andato negli spogliatoi, ad accusare Immobile per il suo lavoro, perché stava facendo bene il suo lavoro. Ma noi ex calciatore del Torino, tutto quello che volete. Ma noi ci stiamo rendendo conto di quello che cazzo dobbiamo leggere e di quello che cazzo ha dovuto subire Ciro Immobile? Cosa avrebbe dovuto fare Ciro Immobile, ragazzi? Se doveva scansà? Perché il Torino se doveva salvare, la Lazio non stava più a giocare per obiettivi, di conseguenza dovevano scansare. Quindi il Cagliari si doveva scansare contro il Milan, li doveva lasciar passare perché non avevano più obiettivi, si erano appena salvati, lo avevano saputo prima della partita. Quindi, che senso c'ha? Falsiamo il campionato. Tanto già non è un campionato falsato di per sé tra errori VAR, il Covid, una stronzata e un'altra. Continuiamo a falsare il campionato. Scansiamoci verso la fine. Io non lo so, ve leggo rapidamente le dichiarazioni. Allora, aspettate, il presidente.
Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Questo l'ha scritto su Instagram, dentro il campo e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all'uomo che sono. Gravi offese diffamatorie, ragazzi. Cioè, manca di che è andato là scherzosamente, magari per dirgli una cosa, però in maniera scherzosa, per fargli arrivare. No! Diffamatorie. Soprattutto se queste ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera, al termine della partita, non a fine primo tempo, al termine, il presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio della Lazio, iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti, rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con il sangue agli occhi e altre cose riguardanti anche la gara d'andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando perfino a dirmi che ho giocato quella gara positivo al Covid. Non smetterò mai di ringraziare il presidente Cairo per avermi dato la possibilità di consacrarmi nel Torino come calciatore, ma non posso sorvolare su un episodio che oltrepassa la dimensione calcistica. Tutti sanno chi è Ciro Immobile, un calciatore sì, ma soprattutto un uomo rispettoso delle regole e dei principi della lealtà. Non posso tollerare ingiurie ed infamie che diffamino senza alcun valido motivo la mia persona. Cioè, voi immaginatevi questo alla fine della partita che va da Ciro Immobile. Non oso immaginare quello che ha potuto dirgli, perché reo colpevole di aver provato a vincere. Non è che lui voleva buttare, tra virgolette, in Serie B il Torino, anche se avessero vinto, poi il Torino c'aveva comunque il doppio risultato per salvarsi contro il Benevento. Questo stava a fare il lavoro suo, questo stava a giocare a calcio, ragazzi. Ma di che cazzo stiamo a parlare? E mo' ve leggo la risposta di Urbano Cairo, che è arrivata stamattina, quindi quasi subito dopo le dichiarazioni di Ciro Immobile. Ha scritto: "Anche io so chi è Ciro Immobile, un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi. Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro. Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui, Ciro Immobile, ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund." Ok, pappagallo sta a fare un macello fuori, non è che sono stato a mangiare i gatti, no? Lasciate perdere, mo vado a controllare. "Ha avuto un'altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia", continua Cairo nel post. "Anche lì Ciro Immobile non è andato bene. E allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io, che gli ero affezionato, l'ho accontentato. Ha fatto, scusatemi, un girone di ritorno non molto brillante. Ma io, che ci tenevo molto a lui e lo avrei voluto riscattare, l'avrei voluto riscattare comunque", vabbè, ha scritto una frase un po' così. "Io ci tenevo molto a lui, ma lui, Ciro Immobile, questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l'ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile. A prescindere se un calciatore gioca per te, si rilancia e poi vuole andare altrove, magari non è stato il massimo dell'eleganza Ciro Immobile, se così è stato a lasciare Torino facendo parlare il suo procuratore per sé, e su questo posso essere d'accordo. Ma questo è un discorso, e un altro è insultare un calciatore arrivando appunto a dire sicuramente parole poco carine perché sta facendo il suo lavoro. Ragazzi, sono cose veramente inconcepibili che non stanno né in cielo né in terra. Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ripeto, io all'inizio pensavo fosse una stronzata, dico, ma te pare che Ciro Immobile va a scrivere una cosa del genere? Se l'ha scritto perché è vero. E se Urbano Cairo ha risposto in questo modo, ragazzi, non puntualizzando quanto detto da Ciro Immobile, è perché quelle cose ha dette veramente. Perché non si è discolpato minimamente, si è semplicemente giustificato per le parole che ha detto. E la trovo una cosa particolarmente grave. Il rispetto, ragazzi, il rispetto che ormai nessuno c'ha più. Io non so se è colpa del Covid, se ha veramente rovinato più di qualche capoccia, ma comincio a pensare che sia così. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, tutto in descrizione, scaricate OneFootball, la migliore app per seguire tutto il mondo del calcio, e il vostro parere qui sotto nei commenti e contenuti consigliati. Vi saluto. Bah.